Buongiorno ragazzi, guten morgen, guten fiera. Ragazzi, siamo appena arrivati alla creativa, in realtà non dovevo venirci, poi all'ultimo ho detto Yam, amore, all'ultimo abbiamo detto Yam, e adesso io non so cosa guardare per primo, dove guardare per primo. Io guarderei il parcheggio per l'uscita. Amore, io devo andare a vedere qua un attimo. Io sono una persona meno social che ci sia, anche mia nonna sarebbe più social. Sei già su YouTube, ciao. Siamo in due. Abbiamo trovato questo stand. Ciao, si nasconde. Che fa fustelle artigianali. Io sono debole ultimamente per le fustelle, adoro. E niente, mi stavo guardando qua il suo banchetto. Guarda che bella anche la lanterna. Guarda che bello questo con i fiocchi. Io non voglio. Bello, bello, bello. Però io devo dare prima un'occhiata tutto in giro perché guarda che cosa c'ha qua. No, vabbè, adoro ragazzi. No, sto rovinata. Io te lo sto dicendo già. Sono rovinata. Oddio, guarda che carina questa. Aprilina. No, guarda che bella questa. Oddio. Sono rovinata, ragazzi. Già lo sapete, no? Che sono rovinata. Sono, però adesso voglio prima dare un'occhiata in giro perché sennò impazzisco, finisco tutti quei 4 soldi che tengo. Allora, dalle fustelle che erano laggiù in fondo sono passata di qua. Lo stand si chiama I Delfini d'Argento e cioè ho visto anche gli stampi. Io sono rovinata, ragazzi, ve lo sto dicendo. No, qualcosa la devo prendere per forza, però non so che cosa. Quello è il problema. Fiocchi, c'è di tutto di più. Questo qua di Itmi mi potrebbe venire utile. Questo lo prendo. Questo lo prendo sicuro. E adesso vedrò qualcos'altro, ragazzi. Questo lo prendo per fare l'Alice. Allora, ragazzi, ho acquistato qua. Poi ho acquistato di là. Ovviamente ci sarà il video acquisti. Però io non ho ancora trovato quello per cui siamo venuti, amore. Certo. Certo. Io sto cercando. Io ho trovato quello per cui sono venuto. Cioè? Negozio di Funko Pop, no? Qua ho trovato. Amore, qua è mia. Ho notato che c'è tantissima stoffa. Amore, devo dare un'occhiata di qua io. No, di qua l'abbiamo già visto. Io l'abbiamo già visto e l'abbiamo non c'era niente, no. Sì. Noi siamo arrivati su e siamo scesi. Sì, infatti, tanto. Dovevamo scendere fino a giù, dovevamo scendere. Una corsia. Make Your Style, ho visto, c'erano gli stampi, molte cose con la resina UV. Non lo so, amore. Però io sinceramente con la resina UV non è che mi trovo molto bene, ti dirò. Va bene ragazzi, a dopo. Guarda quanta roba, ragazzi. Tutti fatti di legno. Guarda che carini, guarda che bello questo. C'era anche questo che mi piaceva, guarda. Pieno, guarda che bello il quadrifoglio. La rosa pieno, ragazzi, cioè guarda quanta roba che c'è. Impressionante. La zappetta del gattino, il cagnolino, uccellino, fatti proprio bene, la cuccia del cane, mamma mia quanta roba. Però io qua no. Vado. Guarda che bell'angolo natalizio che ho trovato, bellissimo. Wow. Proprio veramente veramente bello. Amore, mettiti avanti e facciamo la foto di copertina. Un po' più in là. Sorriso. La mascherina. Non puoi farlo. È bello. Aspetta. Bello. Ciao, finiamo di fare il giretto. Comunque questo angolo qui è veramente stupendo. Guarda che belle le palle di Natale. Cioè, guarda che roba. Hai visto per cosa servivano tutte quelle cose di legno che abbiamo visto?
E poi guarda, questi qui sono fatti non con la gomma Eva, ma con il feltro. Ma non mi sono fatti bene, amore. Sono bellissimi, ragazzi. Cioè, guarda che roba. Adesso non vorrei dire, no? Però sono veramente fatti bene, sì, molto. Guarda anche le casettine, che belline che sono. Con tutti sti fiocchi. Sì, sia la lanterna è bellissima, ma guarda anche la casetta, amore, che bella che è. La vedi la casetta da appendere all'albero? È bellissima. Tanto, tanto natalizio. E guarda lo gnomo. Lo gnometto. Hanno messo la scala, no, proprio bello, 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 veramente. Qua c'è la natività. Anche i dolcetti hanno fatto, guarda. Porta torte. Cioè, te ne danno di idee qui, eh. Questo era quello lì che aveva tutti i pezzi di legno. Poi li colorano e voilà, le je sais faire. Alla faccia, ma qui ce n'è di lavoro però, Va bene, bellissimo. A dopo. Buongiorno ragazzi, oggi siamo alla Creativa. Un casino c'è, però quest'angolo mi piaceva tantissimo e ve lo volevo mostrare. Già Natale qua. È già Natale, ho già acquistato qualcosina, Marco fai vedere. Ho già acquistato qualcosina. E poi fai video acquisti in secondo tempo. Penso di sì, che dici tu? Sì. Va bene, andiamo al nostro giro. E stiamo anche vloggando se tutto va bene. Ciao! Zona fustelle, ce n'è di tutti i tipi, di tutti i colori. Marco vuole farmi prendere una fustella in particolare, quella della lanterna. Adesso la cerchiamo, vediamo se la troviamo per Natale, sempre ovviamente. Ah, queste sono quelle più sottili, vedi? Guarda quante ce n'è. Che bella questa. 16 euro la faccia. Bello però il fiore, eh? Guarda. 16 euro. Non è poco, sono originali della Stizzix. Ah no, questi non sono della Stizzix, questi sono della Media Scrap, però vanno bene per la vediamo questa. No, queste non si vede, pipistrelli. Vero proprio raro. Sì. Questo qui è il secondo padiglione e stiamo dando un'occhiata. Di là abbiamo visto tutto più o meno. Adesso c'è questo padiglione. Allora, momento relax. Piove ragazzi, ma come non è meglio passarlo dentro nella fiera quando piove? Sì. Stiamoci un po', vieni. Poi un goccio d'acqua. E poi ricominciamo. Ma quest'acqua che c'è lì? Dove? È la pioggia. Ah sì. E poi ricominciamo il giretto, non abbiamo finito ancora. Siamo. Siamo. Ah, guarda i miei sacchettini. Ovviamente dopo. Aumentano. Domani, al massimo domani o martedì, vediamo, faccio. E poi c'ho anche della roba dentro nella busta. Vedi? Sì. Ho messo la roba anche nella borsa. Va bene, adesso ci abbeveriamo e dopo ricontinuiamo il giro. Vabbè, io non c'è bisogno che parlo, direi. Non c'è bisogno che dica niente. Non voglio di prendersi tutto. Questi qua sono i miei preferiti, questi con le nocciole. Nocciole, cioccolato al latte, mamma mia. Nocciole tartufate, nocciole fondenti. Mamma mia ragazzi, nocciole bianche. Vabbè, che ti devo dire? Te l'ho detto, no? Aspetta, sto aspettando Marco che esce dal bagno. Nel frattempo
frattempo a carrellata di caramelle. Ma io con le caramelle non vado matta. Ah, eccolo qua, sei arrivato amore? Yeah. Mamma ragazzi, una parete di fustelle, stampe, stampini, stampelli. E anche dall'altra parte. C'è il negozio, si chiama La Tua Fustella. La Tua Fustella, addirittura, dopo ci andiamo assolutamente. Allora do un'occhiata. Do un'occhiata veloce qui. C'è il mondo ragazzi, veramente. Dove? Ah, mi sa che te ne creano su misura. Addirittura? Sì. Andiamo a vedere. Guarda che bell'angolo natalizio anche questo. Bellissimo. Guarda questa lanterna, che bella. Dai, dai, quest'anno forse riusciamo a fare dei mercatini natalizi, amore? Eh? Riusciamo a fare dei... Guarda che bello sto libro! Riusciamo a fare mercatini natalizi, che dici? Sì. Ciao, andiamo avanti a vedere, va? Vediamo qua che cos'hanno. Pietre, ma io ormai non le uso più le pietre. Vabbè, andiamo avanti a vedere. Si sta svuotando un po', eh? Allora, qua siamo e ci sono tutti questi ciarmini bellissimi. Tra l'altro stanno per mettere via tutto. Io volevo prendere qualcosa da abbinare con gli orecchini. C'è l'imbarazzo della scelta, quanta roba c'è. Guarda quanta roba c'è. Se troviamo qualcosa da abbinare con non so, con qualche personaggio che ti viene in mente. C'è veramente tantissima roba ragazzi, guarda che bello un unicorno, anche il fiorellino rosso. Qui c'è Tom e Jerry. Fiorellini a go-go proprio. Il corno, con che cosa il corno? Non so. Devi trovare l'abbinamento. Gatto nero con mercoledì? No, volevo più una croce magari. Andiamo a prendere, andiamo a prendere delle collane, io direi di no. Non ci facciamo niente. Vabbè ragazzi, adesso cerchiamo e vediamo cosa troviamo. Ragazzi, siamo quasi agli sgoccioli, ma guarda che meraviglia. Questo è fatto con i diamantini. Mamma ragazzi, amore, io uno di questi lo attaccherei in casa, lo sai. Guarda che bella quella sirena. Non è stupenda? Sì, ma ci vuole anche tempo per mettersi a farli, eh. Guarda quanti kit che c'hanno. Io devo fare ancora quello di Elsa. Amore, ma quando sarò in pensione mi metto a fare quello di Elsa. Guarda che bella anche quelle tre rose. Meravigliose, ragazzi, eh. Che bella la geisha. Guarda. Quale? Ah, Marco ha sempre solo orientale lui. Guarda la bella la volpe, ma guarda quanti kit che hanno. Il volpino, amore. Guarda anche che bella la tartaruga. No vabbè ragazzi, il volpino, e dove lo attacchiamo? Lo dovete fare in cornice. Sono veramente stupendi, visti così è tutta un'altra cosa, visti così. Voglia, eh. Guarda che bello lì dorato. Guarda che bello questo. Quello dorato si dipinto. Ma anche quelli sono carini. Guarda. Beh, ti fanno proprio vedere. Guarda che bello questo. Perdete il culo. Guarda quello. No, vabbè, questo è meraviglioso, eh.
bellissimo ragazzi, veramente. Allora ragazzi, io sto impazzendo qua con i quadri Diamond qui, oddio, cioè guarda che bella questa. Ragazzi, io non avrò mai il tempo di fare sta cosa, sto già litigando con Marco, mi fa ma quando lo fai, quando lo fai? Lui c'ha ragione, quando ti metti Tamara a fare sta roba, fammi capire. Ma sono meravigliosi, tra l'altro io da quando ho imbiancato la camera da letto mi manca proprio il quadro da mettere sul letto. Questa è stupenda, anche questa, guarda che bella. Cioè ragazzi, io non so voi ma io sto impazzendo, che non me le posso prendere, Marco non vuole, io mi sono innamorata di quella. No, ha fatto quello snow lì. Cioè, ma me la prendo, state tranquilli che me la prendo, non so quando ma me la prendo. Non l'abbiamo mai visto fare. Vabbè, adesso andiamo perché è tardi. Pensa che Marco voleva già andare. Guarda che belli anche i pappagallini, guarda che meraviglia questo. Non ti piace? Vabbè, amore, sono tutti belli. Cioè, sono veramente bellissimi, ragazzi. Poi quello natalizio laggiù, non so se lo vedi. Aspetta, andiamo più vicino. Guarda che bello questo! No, vabbè, ma dai ragazzi, l'albero di Natale. Sono uno più bello dell'altro. Veramente, uno più bello dell'altro. Ah, mi sono presa il sito. Sarà anche il materiale bello. Eccolo qua. E vi volevo far vedere ancora questi natalizi, cioè ragazzi, ma lo vedo solo io che sono stupendi? Lo vedo solo io che sono stupendi, Marco? Sono dei quadretti stupendi questi, solo che non li vendono già fatti, perché io ho quella fatina lì. Dici, il bello è farlo, ovviamente. Guarda che bello anche questo cagnolone. Comunque la fatina che avevo visto, ma non me ne vado più io da qua. La fatina che avevo visto io è quella. E non so, ci sto facendo un pensiero. Pensiero profondo. E poi anche di qua avevo visto questa, bellissima. La prima che abbiamo visto è quella sirena là. Vabbè, non dico altro, io mi sono innamorata, bene. Beh, possiamo andare Marco dopo questa? Stanno chiudendo i portoni. Va bene, andiamo ragazzi. Allora io vi saluto con questa bellissima immagine, spero di avervi fatto un po' di compagnia e alla prossima. Ciao!